Il premio alla carriera maschile, che è stato scelto dall'organizzazione, giusto Davide? Sì. E mi sembra giusto e doveroso che sia tu a dichiarare chi è il vincitore e a consegnarlo. Invitiamo qui sul palco Roberto Chevalier. Io ti lascio il microfono. Grazie. Che bello essere qui, in mezzo a tanti cari colleghi, con l'amico Davide, il bravissimo Gianluca, a ritirare questo premio che mi, grazie, che mi onora. Il premio alla carriera è sempre un premio importante, anche se la carriera è ancora lunga. Come è cominciata 60 anni fa, anzi 62 anni fa, la mia carriera. E sono vecchio, 67 quest'anno, fatti il mese scorso. Però ci difendiamo. E allora, tutti hanno dedicato il premio a qualcuno e vorrei fare due tipi di dediche. Allora, uno è ai miei maestri, che purtroppo non ci sono più. Dai vari, ti ricordi, Manu, Panicali, i vari Schirato, per andare poi più avanti, ai Sergio Graziani, ai Pino Locchi, e dammi il tempo, a Cesare Barbetti, a Manlio De Angelis, carissimi amici che purtroppo non ci sono più. Però mi hanno dato tanto, mi hanno insegnato tanto, mi hanno insegnato a resistere, a non mollare mai, ad apprendere la disciplina, l'amore per questo mestiere. Poi anche come usare la voce, le cose tecniche, a metterci l'anima. Quindi a loro, se ho imparato qualcosa, è il seme che loro hanno piantato in me che è germogliato. E quindi grazie a loro. E poi lo dedico ai miei tre figli. A David, che ormai è lanciatissimo. Ad Arlena, che non so se ancora gli va. E a Fiore, invece, che è gasatissima. Quindi una dedica, come vedete, al passato e al futuro. Vediamoci la clip, viene Davide. Io ho tremato quando abbiamo dovuto ridoppiare incontri ravvicinati, perché ridoppiare Richard Dreyfuss dopo che l'aveva doppiato Pino Colizzi era un'impresa titanica. E Mallio appunto mi disse: ma che te frega? E mo lo rifamo, e lo rifamo pure meglio, perché era un'edizione televisiva, un'edizione che andava in DVD, eccetera, che poi adesso gira solo quella sulle varie reti. Per cui da una parte fa piacere aver potuto cimentarsi con un classico del genere, dall'altra mi è sembrata un po' una profanazione. Grande Pino Colizzi! Ti sei giocato l'altro microfono? Ah, no, ce l'ho. È stato difficile poter scegliere delle scene. Beh, insomma, ci sarebbe stato anche Truman Capote, che non era male. Ma anche David Bowie, Labyrinth. Anche, vabbè, c'era che l'imbarazzo della sciolta, insomma. Esatto. Se li dite tutti, passa il weekend. Premio alla carriera di quest'anno, Roberto Chevalier. Grazie, grazie a tutti. Allora, siamo giunti praticamente alla fine, però due collaboratori dobbiamo ringraziarli in maniera un po' più specifica. Intanto i nostri... Ma se paura ogni volta sta storia. E li chiami tu? Sì, sono sì, due persone con le quali abbiamo collaborato, sia per appunto il sito, ricordiamo, doppiatoriitaliani.com, che fa riferimento insomma alle attività che svolgo per il doppiaggio. E quindi chiamiamo qui Giuliano Mazzitelli per il Comic Spark di Tivoli, e Andrea Marino, RayTube. Giuliano Mazzitelli e Andrea Marino. Ah, che bello, uno da una parte e uno dall'altra. Allora io, ciao. Ciao, piacere. Ciao. Complimenti, grazie ovviamente per l'aiuto, per la collaborazione. Vi lascio un attimo il microfono, faccio la valletta. Sì, grazie. Io, per me è un piacere essere qui e... è un piacere sentir chiamare il mio nome qui sopra dopo tutti i nomi importanti che sono stati chiamati, e io ringrazio Davide per avermi invitato qui oggi.
e lo voglio ringraziare per, anche per la collaborazione che c'è tra noi e per la prima edizione del Comics Park, dove è venuto Manuel Meli, che lo saluto. E complimenti Manuel, perché ho visto anche Aladdin e mi è piaciuto molto, bellissimo. Spunta sempre fuori. Manuel, te ne vai? Stavamo d'accordo. Invece di recente c'è stato Alessandro Campaiola. Sì, la settimana scorsa abbiamo fatto la seconda edizione, c'è stato Alessandro. Ciao Alessandro, saluto anche lui. Grazie. E voglio dire una cosa importante, perché oltre queste due edizioni del Comics Park, io ho avuto il piacere di organizzare sempre per Davide una conferenza sul doppiaggio a Tivoli, e dove c'era, oltre a Manuel Meli e Alessandro, c'era anche Alex Polidori. E saluto anche Alex. E c'era anche il professor Di Cola. E c'era il grandissimo Gerardo Di Cola, che è venuto. Cioè, praticamente il festival l'ha trasferito da voi? Sì. Cioè, sempre la stessa cosa? No, magari sarebbe un piacere, però. Guarda, io volevo farti una domanda estremamente intelligente. Sì. Siccome lui non mi può dare una mano, ma tu dei due chi sei? Io sono Giuliano Mazzitelli. Ecco, no, perché non so chi dà il premio, scusa allora. No, non m'ero presentato, è vero, scusate. Questo va Andrea Marino. È perché ce l'ho scritto sulle etichette, lui non me lo dice e io non. A Giuliano Mazzitelli. Grazie. Grazie. Andrea, vuoi dire qualcosa anche tu? È un piacere. Sì. Un attimo, passo di qua. Sì, con l'occasione, infatti, ancora una volta ringrazio il sindaco di Tivoli, perché ha permesso in questo modo avvicinare, insomma, anche il doppiaggio alle istituzioni con la sua presenza e i riconoscimenti che poi sono stati consegnati ai doppiatori, quindi per il valore culturale, anche al professor Di Cola, naturalmente. E quindi un grazie, che il Comics Park, insomma, possa andare sempre, sempre meglio e continuiamo a collaborare. E, sì, Andrea Marino, RaveTube, lo ringrazio in modo particolare perché è l'unico ragazzo su YouTube che valorizza il doppiaggio adeguatamente, siccome a volte capitano, no? YouTuber che per, insomma, loro motivi, insomma, mettono cose magari un pochino generiche, forse un po' troppo generiche sul doppiaggio, e invece lui ci spende più che due parole con interviste originali, insomma, anche al mondo dei videogiochi, il doppiaggio dei videogiochi, sia con attori del doppiaggio di Roma che di Milano, insomma, delle cose veramente originali che non ho mai visto prima. Ha dato un po' il via adesso, quindi sei il capofila di questa cosa davvero originale, e promuovi. Lo sappiamo benissimo, stiamo collaborando perché finalmente uno YouTuber che promuove la cultura del doppiaggio, e questo fa tutta la differenza con tutte le difese da prendere, insomma, per questo settore a volte troppo aggredito e in malo modo decisamente, mentre da tantissimi sempre di più apprezzato e amato. Quindi se vuoi dirci qualcosa. Sì, io sono in iperventilazione, sono emozionatissimo, ho visto i mostri sacri del doppiaggio e sono onorato di essere qui, quindi grazie a Davide Pigliacelli, grazie Gianluca, grazie a tutti voi e al professor Gerardo Di Cola per la stima. Speriamo di trarne un libro sulla storia del doppiaggio nei videogiochi, perché nessuno l'ha mai valorizzato, ma è un nuovo media che si sta imponendo e mi premeva ricostruire tutta la storia del doppiaggio nei videogiochi, dall'inizio alla fine, e poi di battermi contro alcune ingiustizie che ci sono nel mondo del doppiaggio, tipo, che ne so, Netflix, Sky, o tutte quelle cose del tipo il doppiaggio non conta, si doppia solo in Italia, tante cose non vere. E grazie a tutti. D'altronde qua si doppia meglio che in qualunque altro posto del mondo. Volevi dire qualcos'altro? Sì. A proposito del doppiaggio, voglio approfittare del pubblico che c'è per esprimere un mio parere sul doppiaggio, perché io sono un grande appassionato di cinema, adesso sono un po' arrugginito, però prima se mi potevi chiedere qualsiasi film io ti dicevo attore, anno, regia, qualsiasi cosa. E per me il doppiaggio è stato molto, molto importante, e per due motivi principali, per me personalmente, ma io penso un po' per tutti. Il primo motivo è che non parlo bene l'inglese. Anzi, quasi per niente, posso dire yes, no, the pennies on the table, cose così. Poi per il resto so ben poco, quindi per me vedere un film in lingua originale sarebbe improponibile. E il secondo motivo è che io odio, ma li odio proprio i sottotitoli, cioè proprio non li sopporto. Grazie.
non li sopporto proprio, perché se io vedo un film e devo guardare il film non posso leggere anche i sottotitoli, magari è una mia mancanza, ma non riesco a fare queste due cose insieme, e mi perderei proprio il film. E voglio dire che c'è qualcuno che dice, però se ti guardi il film in lingua originale è tutta un'altra cosa. E io dico che è una gran cavolata, nel senso che secondo me molti attori famosi, americani, importanti, devono il loro successo, almeno qui in Italia, alle voci che gli abbiamo dato, perché sono molto migliori delle loro. Grazie. E... siamo noi che ringraziamo voi due per l'aiuto, grazie, per la difesa, se vogliamo, e la diffusione. No, mi voglio permettere di fare una battuta. L'ultima, se no ti ammazzano, tra sei secondi finisci malissimo. No, beh, non mi è mai capitato di salire su un palco così, ci sto tutta la sera. Ti ammazza, non ti capita mai più, te lo posso garantire, dimmi. No, voglio dire una cosa. Ho fatto di tutto per sbrigarmi, di qua. Sto scherzando, dai. No, voglio dire una cosa, Alessandro Campagliola, perché mi permetto. Vai insieme a Manuel Meli? Basta. Voi due, Alex Polidori, fuori. Aspettateli fuori, stanno arrivando. No, mi permetto di dire una cosa, Alessate, prego. Fagli conoscere tu zio a mia moglie, perché io non la sopporto più, te prego. Grazie. Ah, grazie. Pure questo, pure Marta Flavi, agenzia matrimoniale. Ringraziamo Giuliano Mazzitelli. Grazie. E Andrea Marino. Grazie a voi, ragazzi, grazie. Allora, ti ridò il microfono. Allora, c'hai 7 secondi per ringraziare 132 persone che mi hai scritto qui. Dimenticarne qualcuno avevo il terrore, quindi te l'ho scritto, aiutami, e quindi lo fai io. Allora, sì, intanto ringrazio io quelli che conosco meglio. Vai. Gabriella Marini per il sostegno ai preparativi al festival, un lungo applauso che non finisce mai. Gianluca Pigliacelli per le riprese audio, video e fotografia. Giacomo Falciani per i montaggi video e audio. Valerio Brandi per... diciamo che in varie situazioni di eventi che organizziamo lui mi spalleggia, mi aiuta in delle organizzazioni, quindi è un po' un tuttofare, insomma. Poi collaboriamo anche per le interviste, quindi grazie. Grande. Valerio, grazie. Andiamo avanti veloci. Andrea Marino per le locandine, Federica D'Amico del doppiaggio.it per il sostegno pubblicitario, i ragazzi del costuming, dillo tu perché sei più bravo, 501esima Italica Garrison e Rebel Legion Italian Base, grazie. Grazie per l'aiuto, grazie per tutto quanto. Come al solito mi fate paura, ma siete utilissimi e molto molto belli. Grazie per la musica. E ringraziamo anche Thanos che ci ha fatto visita prima. Ringraziamo anche Thanos, la Convention Herocon per il supporto e per l'aiuto, grazie. Lo grazie. Staff tecnico, l'SGM Conference Center, o SGM, non lo so. Ancora, video web promozionale dei doppiatori. Tutti quelli che ci hanno dato una mano a promuovere questo festival, Angelo Maggi, Riccardo Rossi, Gabriele Patriarca, Luca Mannocci, Mirko Cannella e i pezzi di Nerd, Alessandro Campagliola e i Fuori Sync, Mino Caprio, Alex Polidori, Manuel Meli, che palle! E ritornano, a volte ritornano. Soprattutto però, la dico solo questa e la dico seriamente, noi diamo tanti premi, per quanto mi riguarda il premio e credo anche per tutti voi, e andare tutti i giorni a fare un lavoro che amiamo profondamente. Grazie, grazie. Io soprattutto a voi. Te anche te, Gianluca Crisafi, grande doppiatore, attore, presentatore, grazie a lui è possibile questa serata, se no non avrei accanto un padrone del palcoscenico come lui. Tutto questo che avviene da 5 anni e vi aspettiamo l'anno prossimo, speriamo ancora qui, non sarebbe mai stato possibile senza Davide Pigliacelli. Grazie. Grazie ragazzi, grazie. È bellissimo, grazie, grazie davvero. Grazie ai tecnici, a tutti e due, a Stefano e Maurizio. Grazie infinite, grazie a voi, ci vediamo l'anno prossimo.